Allora, oggi c'è stato un incontro che aveva al centro il tema della medicina di valore, un incontro tra diverse realtà importanti a livello nazionale, ma anche appunto di riflessione con il mondo della ricerca a livello internazionale su questi temi. Cosa è emerso? Cosa possiamo dire su questa idea di medicina di valore? Quale può essere una definizione condivisa, se c'è? Beh, quello che è emerso oggi, secondo me, è quello che emerge anche dalla letteratura, dallo studio della letteratura, nel senso che non esiste, seppure esista una definizione teorica di cosa si intende per valore, poi viene interpretata questa definizione in maniera molto diversa a seconda del contesto, a seconda dell'azienda. Quindi, per esempio, oggi si è parlato di valore inteso come rapporto tra esiti e costo, allo stesso tempo si è parlato di valore come valori etici e morali, si è parlato di valore come ritorno degli investimenti. Quindi c'è un po' di molta variabilità su come viene inteso proprio il concetto di valore. Quindi diciamo incontri di questo tipo, scambi di questo tipo, a cosa possono portare? Cioè ha senso andare verso un modello condiviso o le realtà comunque restano un po' sempre a sé e quindi diciamo ognuna poi declinerà questo modello a seconda delle proprie esigenze? Allora, io direi che in generale è importante allinearsi su cosa a livello di sistema sanitario, almeno su cosa si intende per valore. E dal mio punto di vista, appunto, la definizione di valore è proprio raggiungere il risultato migliore, l'esito migliore per il paziente con i costi, più contenuti possibili. Una volta che ci siamo allineati su questa definizione di valore, poi cosa andremo a misurare in termini di esiti, in termini di costi, dipenderà dal sistema in cui lavoriamo, dalle aziende, dai sistemi informatici che abbiamo a disposizione. Quindi sì, la declinazione e l'applicazione magari varierà a seconda del contesto specifico, però almeno allinearsi su cosa si intende, quale sia l'obiettivo che si vuole raggiungere, secondo me è importante.